Ultima giornata del girone di andata, si affrontano questa sera il centro sportivo La Coccinella, la formazione allenata da Mauro Fontemaggi e l'Airone. Parte proprio in questo istante il confronto con La Coccinella che gestisce questo signore, 3 Aiello, 4 Mantese, 5 Coletta, 6 Perna, ancora Di Lorenzo si fa spazio per la possibilità e c'è il gol che sblocca il match dopo neanche un minuto di gioco. La Coccinella si porta in vantaggio, azioni soprattutto in velocità, De Patta, Aiello se ne va spintonata da parte dell'avversario, poi prova anche la conclusione, ancora Chiarlitti, c'è ben piazzata. Poi si fa anche un assist a livello personale, prova adesso Aiello con il mancino, respinto, prova anche il destro, ancora respinta, poi c'è Di Lorenzo, apre a sinistra, c'è Aiello, sempre in mezzo, sfila Di Lorenzo, arriva Perna, prova la soluzione a farlo, Perna, Aiello, prova la soluzione Aiello, si interpone Aiello, capisce tutto, adesso fa tutto da sola, se ne va a destra, mette la palla in mezzo, De Palla col De Patta colpisce, ma c'è anche Chiarlitti, poi si chiedono scusa a vicenda le due compagni di squadra, prova Fortini, è andata a cercare l'angolino alto, ha messo fuori Fortini, c'è Di Lorenzo che adesso recupera un importante pallone, se ne va dalla sinistra, in mezzo c'è Perna, pronto al tiro e c'è il palo a dire di no, di prima intenzione, subito gira per Di Lorenzo, questa volta apre a destra dove c'è Perna, in mezzo la possibilità con il tiro di Di Lorenzo, il gol che vale il raddoppio. C'è qualche cambio in campo tra le giocatrici, soprattutto sulla posizione di Lorenzo, la palla messa in mezzo con Aiello, il gol del 3-0. Viene piazzata la difesa da parte del sermo difensore Chiarlitti, parte anche Aiello, prova la soluzione, l'incrocio che gli dice di no, Di Lorenzo ancora all'indietro, Aiello si accentra, prova il tiro e il gol del 4-0. Sanguigni che recupera sulla corsia di sinistra, la palla messa in mezzo, Aiello poi riparte come un fulmine, macina a questo punto un metri, poi sul fondo mette in mezzo e c'è il gol ancora Di Lorenzo a riaprire le marcature nella ripresa, qualche metro, poi lo scambio con Falciatori, non si intende, Di Lorenzo prova la soluzione e l'opposizione da parte di Chiarlitti, Perna che è qualche metro più indietro rispetto alla linea mediana, Di Lorenzo in mezzo per Aiello, si chiude sul secondo palo, Perna prova l'incursione con Aiello, lo scambio, poi il tiro da parte di Perna, ancora Perna, Di Lorenzo la finta con il corpo, si prova a liberare di un'avversaria, poi calcia a rete, prova anche il sinistro e questa volta la palla in fondo al sacco. Fortini, pezzo Zoffranieri, la ricattura Aiello, la palla messa in mezzo, poi ancora Di Lorenzo, alza il pallone verso Di Lorenzo, poi lo ricattura la stessa Aiello, se ne va in avanti, la possibilità per calciare, lo riesce a fare, Aiello ancora che soffre il pallone a Zoffranieri, se ne va a sinistra, palla messa al centro, il tiro, la palla che finisce in rete per il 9-0, che praticamente lascia il pallone fermo e arriva il fischio finale dell'arbitro che comanda la fine dell'ostilità. La Coccinella batte l'Airone 9-0.